crescita professionale ha seguito sostanzialmente due driver. Da un lato una grande esperienza in rete, vissuta in prima linea a contatto con il cliente, e dall'altro ha visto sempre un continuo investimento nelle attività formative. E il vivere la rete e il contatto con il cliente mi ha fatto capire tante cose sulle reali esigenze che questi clienti avevano. Ho sempre cercato di impostare una relazione con gli stessi clienti che fosse di lungo periodo, quindi cercando di accompagnarli nei vari obiettivi che loro stavano perseguendo, cercando di identificare le soluzioni migliori a seconda delle loro necessità e cercando appunto di vivere con loro non solo le apparenti i loro apparenti bisogni, ma quello che effettivamente avevano, di cui necessitavano, quindi eventuali rischi che stavano correndo o anche magari bisogni latenti che apparentemente non emergevano nei colloqui. E quindi poi cercando di prospettare delle soluzioni a 360 gradi, quindi non in una logica di prodotto, cercando di affrontare sempre una logica di consulenza ad ampio spettro più a 360 gradi. L'altro driver che ho sempre perseguito è stato quello di una crescita delle mie competenze che si sono sviluppate attraverso uno studio, partecipazione a seminari, a corsi di formazione, tant'è che oltre a porsi bene nei confronti del cliente, credendo nell'attività di consulenza che dovesse essere anche certificata, ho conseguito nel 2007 la certificazione EFA riconosciuta dall'EFPA. Poi ho seguito anche tra il 2010 e il 2012 due anni di studi sull'analisi tecnica che mi ha permesso di conseguire la certificazione internazionale CFTE riconosciuta dall'IFTA, e negli ultimi due anni sto seguendo, grazie alla banca per cui lavoro, un Master MBA in Business and Banking Administration. Quindi i due driver che io ho seguito appunto sono stati una grande esperienza sul campo, confortata dall'altro da una crescita della formativa. Ecco che il mix di queste due driver ritengo sia stato vincente nel conseguire questo bel risultato, che è una sintesi di tante esperienze, quindi professionali e sul campo e appunto formative. Il consiglio che mi sento di dare per gestire bene la relazione con il cliente è quello di vivere in prima persona e pienamente la relazione con il cliente, cercando di cogliere le vere essenze dei suoi bisogni. Il consulente deve essere una persona che guida il cliente nell'arco di tutta la sua vita e che lo accompagna cercando di sviluppare un percorso insieme. Il consulente non è colui che dà la soluzione, ma accompagna e fa cogliere, dare consapevolezza ai rischi che si corrono e le opportunità che il cliente può cogliere nei mercati. Il consiglio è poi di seguire dei percorsi di formazione che aumentino le competenze del professionista, in modo da accompagnare il cliente al meglio nel raggiungere i suoi obiettivi.